Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professor Novara. Eccomi. Professor Novara, salve. Allora, siamo in chiusura dell'anno scolastico. Sarebbe tempo di bilanci, ma ci sono ancora alcuni argomenti che sono all'attenzione di molti, tra cui anche lei. Già in passato ne aveva parlato, che è il tema delle mascherine e questo caldo di questi tempi ha accentuato anche un pochettino questa esasperazione. Ci dice un attimo anche lei cosa ne pensa e come ci dovremmo comportare? Io mi sono sempre battuto in questi 2 anni su due tematiche importanti: la riapertura delle scuole, senza se e senza ma, come nel resto d'Europa, e il progressivo allentamento delle cosiddette restrizioni scolastiche. Nel primo caso abbiamo ottenuto un buon risultato, sul secondo obiettivo direi assolutamente di no. Addirittura chiesi anche durante l'audizione del Parlamento alla commissione specifica di ridurre queste restrizioni, ma c'è poco ascolto. La scuola viene vista ancora oggi come una sorta di amplificatore del contagio, non ha nessuna base né scientifica né epidemiologica, al punto che i momenti di picco del contagio sono sempre in concomitanza con le vacanze di Natale e addirittura anche con quelle di Pasqua, quindi vuol dire che quando la scuola è chiusa, tolto il periodo estivo per motivi che conoscono tutti, il contagio aumenta, non certo il contrario. La scuola è un ambiente sicuro da questo punto di vista. Il buon senso avrebbe consigliato, sempre come nel resto d'Europa, di ridurre le restrizioni. In realtà, non è avvenuto neanche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Proprio in quel momento lo stesso Premier Draghi aveva chiesto e aveva auspicato che la scuola tornasse senza la restrizione delle mascherine, ma non è stato ascoltato. Addirittura nella scorsa settimana ha fatto una capatina in una scuola di Padova, si è addirittura presentato senza mascherina fra gli studenti e ha auspicato che il prossimo anno scolastico avvenga senza questa restrizione. Quindi, cosa mi auguro? Che almeno il Premier venga ascoltato, ma in realtà il problema delle mascherine dentro la situazione più generica, appunto delle restrizioni. Oggi l'unico cambiamento dopo la fine dell'emergenza sanitaria per la scuola è stato il ripristino delle gite scolastiche di fine anno, un ripristino che sembra dettato più da esigenze turistico-economiche che non dei bisogni degli studenti e dell'ambiente scolastico. La questione specifica della mascherina è una faccenda che merita una considerazione, come dire, particolare. Oggi noi possiamo stare 10 ore in un bar senza mascherina, possiamo andare al supermercato 1 ora, 2 ore senza mascherina, possiamo andare in tutti i negozi che vogliamo senza mascherina, anche in albergo, però la scuola continua ad avere restrizioni molto, molto faticose da questo punto di vista, ossia non c'è normalità, non c'è scuola senza l'incontro, cioè se il volto non può essere condiviso, non c'è normalità, non c'è scuola, perché la scuola è comunità, la scuola è relazione, la scuola è un momento di incontro. La motivazione prevalente sia di bambini che dei ragazzi e delle ragazze è di andare a scuola per i compagni, per le compagne. E quindi aver debilitato questo elemento motivazionale
con un uso assoluto e a volte anche intollerante delle mascherine sta creando molta disaffezione nei confronti della scuola. Quest'anno sono tanti ragazzi che verranno bocciati perché a scuola letteralmente non ci sono andati. Direi che sarebbe stata un'operazione di buon senso da parte delle istituzioni permettere perlomeno di togliere la mascherina all'aperto, durante l'intervallo scolastico della primaria, durante l'intervallo scolastico delle secondarie, all'aperto, come tutti noi già facciamo addirittura da febbraio. Ma non è avvenuto neanche questo. Certo, diversi dirigenti di buon senso, di cervello, hanno consentito e consentono che almeno all'aperto i bambini possano correre e giocare senza questa limitazione. Ma dove abbiamo il DPCM scolastico personalizzato, no? Specifico per la scuola, ecco che troviamo situazioni veramente imbarazzanti. La salute non è semplicemente proteggersi da un virus, ma proteggere anzitutto la salute mentale dei nostri alunni. E purtroppo 2 anni in queste condizioni stanno creando condizioni mentali e psichiche di grande, grande sofferenza. Ecco, mentre lei parlava mi sono venuto in mente un paio di domande che le volevo porre. La prima, giustamente, ecco, questi provvedimenti restrittivi soprattutto negli alunni e la scuola principalmente, però abbiamo visto che non sono seguiti degli adeguamenti anche strutturali nelle nostre scuole che potessero anche aiutare i ragazzi a sopportare anche meglio questi disagi. Faccio un esempio, il discorso della reazione. Abbiamo scuole vecchie dove praticamente tutto l'inverno i ragazzi sono stati con le finestre aperte al freddo a fare lezioni con i giubbotti e adesso con temperature con questo maggio molto caldo abbiamo delle temperature molto alte, loro devono stare con la mascherina a fare lezioni. Quindi si parla di salute, ma è stata individuata solo come salute rispetto al Covid e tutte le altre malattie che possono derivare da questa cattiva gestione delle aule non sono state prese in considerazione. Come mai questa mancanza di adeguazione, anche non hanno colto l'occasione per adeguare le strutture e cercare anche di renderle più salubre? È sempre la solita questione, cioè i nostri alunni, il nostro ambiente scolastico in quanto tale viene lasciato all'ultimo posto nella vicenda Covid, dando per scontato che bambini e ragazzi, ovviamente insegnanti, siano disposti a qualsiasi sacrificio. Abbiamo visto tutti il cancan che hanno fatto gli albergatori, i ristoratori, i baristi e hanno ottenuto. Ma dalle scuole questo cancan non c'è stato, perché è anche un po' vero, gli insegnanti sono responsabili. Abbiamo visto anche nel caso della guerra, le scuole sono sostanzialmente schierate a favore della pace, non certo per l'invio delle armi. Anche l'altro giorno ero in Veneto e ho realizzato una bellissima esperienza con gli studenti delle superiori. Gli insegnanti seguono l'articolo 11 della Costituzione, seguono anche le indicazioni del governo sulle disposizioni sanitarie, ma è come dire dal governo che ci si attende un'indicazione. Senz'altro condivido, anch'io mi sarei atteso dopo 2 anni di pandemia che ci fosse un'organizzazione per fare la famosa areazione delle aule, che peraltro in piccola parte è stata programmata in una regione, le Marche. Quindi è sostanzialmente possibile, peraltro ci sono tanti soldi col PNRR che non necessariamente devono essere utilizzati solo per l'edilizia scolastica, ma cerchiamo di usarle per migliorare la salute e il benessere degli alunni, degli insegnanti. Quindi secondo me la prima determinazione poteva essere proprio quella del
della reazione che avrebbe in automatico permesso di stare più tranquilli senza mascherine, ma comunque in pieno maggio con tutte le finestre aperte, cioè voglio dire, pensiamo che per i prossimi 10 anni si andrà a scuola solo con le mascherine, oppure così come tutti noi ci muoviamo all'aperto senza mascherine, e vivere oggi in questo maggio la scuola con le finestre aperte e le mascherine appare perlomeno fuori luogo e pericoloso per i nostri ragazzi. Quindi insomma ci sono delle lacune nella gestione del Covid a scuola, queste lacune vengono confermate. Cosa posso dire? Mi auguro che le parole del Premier siano ascoltate e che il prossimo anno ci sia effettivamente un cambiamento. Non possiamo permetterci di rovinare una o due una generazione solo perché la utilizziamo come capro espiatorio della pandemia. No, così non funziona. Ecco, un altro aspetto che lei ha sottolineato già da tempo, anche nelle nostre interviste, l'ha sempre detto, quanto è importante la relazione nell'ambito della scuola, di come si costruisce anche, diciamo, la personalità dei nostri ragazzi nelle relazioni, e come le mascherine, diciamo, in parte sono, diciamo, dei freni per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi. Una domanda, diciamo, adesso recentemente è stata approvata una legge alla Camera a gennaio sulle competenze non cognitive, che vanno nel senso che lei ci sta spiegando. Certo. Quindi non trova che c'è un controsenso tra la normativa che cerca di valorizzare queste competenze e poi la pratica che di fatto le neutralizza con questi strumenti di isolamento? Abbiamo visto i ragazzi che non possono neanche più giocare insieme o stare insieme, e le mascherine che di fatto limitano la relazione tra le persone. Sì, certo, però questi controsensi sono una pratica costante nella tradizione scolastica, quindi purtroppo io che non dico una certa età, comunque sono un pedagogista senior, vicende così ne ho vissute tante. Da ultimo il concorso per gli insegnanti, no? Dopo che il Ministero ha speso in lungo e in largo, con tanti documenti, anche tante dichiarazioni direttamente del Ministro stesso contro la didattica delle lezioni frontali, la didattica puramente trasmissiva, si arriva al concorso, alla prova orale del concorsone per gli insegnanti, in cui quello che si chiede all'insegnante durante il concorso per la prova orale è la simulazione di una lezione. Ecco, ma siamo veramente alla barzelletta. Cioè, quindi capisce che le contraddizioni sono all'ordine del giorno, ecco, ci si attende che il Ministero possa dare qualche indicazione più precisa, però ci sono tante forze centrifughe, ci sono tante lobby, ci sono tanti interessi contrapposti. Allora una volta si va in una direzione, una volta nell'altra. Ecco, se veramente la scuola si mettesse in testa che è un servizio a favore dell'apprendimento delle nuove generazioni e che l'apprendimento non è semplicemente mettere le crocette giuste alla risposta giusta, questi sono i quiz televisivi, ecco che allora tutto il sistema si riformulerebbe, i processi di valutazione si riformulerebbero, la didattica si riformulerebbe in funzione di un apprendimento vero e proprio, non appunto di una convenzionalità. Prendiamo adesso l'esame di maturità, ecco, dibattiti a non finire. Io mi rifiuto sempre di rispondere alle domande sull'esame di maturità. A me sembra un puro e semplice rituale di convenzione, ma che non ha un significato di vera e propria verifica e valutazione. La valutazione è una cosa seria,
la devi fare sulla base dei progressi di un alunno che vengono commisurati ai suoi punti di partenza, quello che da sempre ho chiamato valutazione evolutiva. Ci vuole anche una didattica che vada in questa direzione e ovviamente, come ha detto lei, una didattica relazionale. Non esiste una didattica puramente individuale, esiste l'individualizzazione come processo di apprendimento, ma sempre nel contesto sociale, nel contesto dell'interazione, nel contesto di quello che può essere una volta lavoro di gruppo, un'altra volta mutuo insegnamento. Ecco, processi che non isolano gli alunni. Però abbiamo fatto 2 anni purtroppo di isolamento e bisogna veramente dare una svolta, tornare a una didattica attiva, di presenza attiva, di esperienza e partecipazione sociale. Ecco, un'ultima domanda per chiudere. Voglio restare, ecco, diciamo, su questo aspetto delle competenze non cognitive di queste relazioni. C'è un problema legato anche alla formazione dei docenti. A settembre partirà questa fase sperimentale di formazione su queste competenze non cognitive. Lei già da tempo ha fatto varie proposte. E penso per esempio alla valutazione maieutica, a quello che ci diceva anche adesso, cioè le collaborazioni, come si struttura la classe, come si interagisce all'interno della classe, i vari metodi anche della gestione dei conflitti. Quanto è importante la formazione e perché anche la legge la lascia un po' alla buona volontà dei singoli istituti? Questi sono annosi problemi sindacali della scuola, ecco, dove non c'è ancora un profilo professionale dell'insegnante. L'insegnante è ancora considerato un impiegato dello Stato e non un professionista dell'apprendimento. Bisogna che anche, come dire, i sindacati, che peraltro su alcuni aspetti sono molto avanzati, su altri sono ancora incespicano, no, nei retaggi di questo passato di cui non abbiamo bisogno di avere nostalgia. Io penso che ci avrà un cambiamento quando l'orario scolastico non sarà più organizzato sulla base del cosiddetto, no, orario di lezione, che già il termine è equivoco per antonomasia, perché appunto non è che si fanno lezioni se si vuole avere una scuola con una didattica viva, vera ed efficace. E quindi dobbiamo puntare, come nel resto d'Europa, ad avere un monte orario dove c'è la presenza in aula con i ragazzi, ma assieme si colloca la preparazione, il lavoro d'équipe. Ecco, senz'altro una grande carenza, grandissima carenza della nostra scuola, specialmente la secondaria di primo e secondo grado, è la mancanza di una organizzazione dell'apprendimento in equipe, cioè del gioco di squadra degli insegnanti. Siamo ancora dominati dalla campanella, per cui è finita la tua ora, suona la campanella come in una caserma ed entra un altro insegnante. No, io penso che alle secondarie i docenti siano abbastanza in grado di organizzarsi senza il bisogno della campanella, e specialmente destrutturando, no, questo mito della materia. Abbiamo bisogno di una didattica che trasversalizzi gli apprendimenti. Questa è un'occasione, questa nuova legge è indubbiamente un'occasione, però dentro un metodo. Non mi stancherò mai di ripetere che per aiutare gli alunni a imparare ci vuole metodo, l'insegnante deve avere metodo, deve saper far lavorare gli alunni, non saper parlare agli alunni. Ecco, questo è il grande equivoco idealistico, no, gentiliano. Quindi
L'insegnante non è quello che parla agli alunni, ma quello che li sa mobilitare in funzione di un'esperienza di apprendimento. Purtroppo in Italia siamo ancora fermi agli anni 20 del secolo scorso, all'idea appunto della magistrarietà, cioè di un insegnante che è una sorta di testimone del sapere. Ecco, per carità, i ragazzi di oggi sono cambiati, la scuola deve prenderne atto se vuole evitare quello che sta succedendo in Italia, i NET, quelli che non studiano e non lavorano, il record di abbandoni e il record negativo di laureati. Certo, ma perché il modello scolastico è un modello arcaico basato appunto sull'idea dell'insegnante testimone, guida, maestro assoluto e del contenuto sacro nella sua esattezza, nella sua necessità di essere acquisito per poi poter mettere la crocetta giusta nella prova invalsi. Ecco, questo secondo me non funziona, i risultati sono pessimi e quindi bisogna cambiare metodo e ricorrere ancora una volta a quella che è la scienza dell'apprendimento, cioè la pedagogia, ma la vera pedagogia, non il trombonismo accademico, di cui non abbiamo nessuna nostalgia, i tromboni che hanno asfaltato le facoltà di pedagogia, ecco, non li lasciamo dove sono, che continuino a trombonare la loro retorica. Ecco, abbiamo bisogno di quello che è sempre stata la scienza di Maria Montessori, qualcosa di pratico, concreto, che ti aiuta, no, a imparare. Ma Maria Montessori dai tromboni fu accusata di far fare i lavoretti agli alunni, lavoretti, mentre loro si dedicavano ai grandi sistemi. Bel risultato dei loro grandi sistemi. Il mondo è cambiato e io do ragione ai ragazzi che spesso e volentieri sono disaffezionati da questa scuola trombonistica e delle crocette. Abbiamo bisogno, come dice anche il ministro e tanti documenti ministeriali, di una scuola viva, laboratoriale, che sappia emozionare gli alunni. E quindi il bambino va lasciato 100 metri prima, cioè 100 metri dalla scuola. Se corre verso la scuola vuol dire che è contento di andarci, se ti torna indietro c'è qualche problema. Gli alunni devono essere attratti dall'andare a scuola e la prima attrazione è trovare i loro compagni. Questa è la grande forza della scuola, non i contenuti. Grazie. Una battuta al volo prima di chiudere. Siccome si parla sempre di formazione, c'è un problema perché per i docenti la formazione non rientra nell'orario scolastico, quindi quello di lavoro. Quello che dicevo prima. Esatto, non ha senso questo, i sindacati ne devono fare una ragione. Si potrebbero sfruttare le prime due settimane di settembre, quando i ragazzi ancora non sono a scuola, per dedicarli alla formazione, una finestra utile? Ma certo, assolutamente. In realtà anche a giugno gli insegnanti sono in servizio, ma non vengono queste giornate utilizzate per la formazione. Perché comunque la formazione è un costo, perché comunque la formazione ha bisogno di un'organizzazione. Ma se noi pensiamo che non sono stati formati gli insegnanti neanche alla famosa DAD, ma come si fa a mandare gli insegnanti allo sbaraglio dietro un computer senza alcuna formazione? E poi si è insistito, perché la DAD non si è fermata nei primi tre mesi di pandemia, che negli anni a venire si è utilizzata anche lì senza formazione. Che senso ha? La formazione è tutto, in qualsiasi professione c'è l'obbligo formativo. Io sono per l'obbligo formativo
non che il bonus docenti, i famosi 500 euro, è praticamente la formazione, una delle ultime voci di spese utilizzata. Almeno quel bonus doveva essere obbligatoriamente utilizzato per la formazione, non per comprare quello che così casualmente ti interessa, tipo la stagione teatrale alla Scala di Milano. Che senso ha? Certo, tutto fa cultura, ma l'insegnante ha bisogno, no, di migliorare la sua professionalità. Ma finché continuiamo a considerare l'insegnante un pure semplice impiegato funzionario statale, non ne veniamo a capo. Questo è il modello di Gentile. Per favore, signori delle istituzioni scolastiche, siamo nel 2022, ecco, un po' di tempo è passato, l'insegnante è un professionista e va trattato come tale, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista della considerazione del suo lavoro. Quindi un buon reclutamento degli insegnanti, una buona formazione e una buona considerazione retributiva all'interno di una ristrutturazione dell'orario di lavoro. Certo, questo è fondamentale. La formazione entra dentro un nuovo modo di considerare l'orario di lavoro di un insegnante. Grazie, professor Novara, per essere stato con noi. Grazie a voi. Arrivederci.